E ciao a tutti, sono Walter dei Follemente Scacchisti e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a parlare di un tema caro a tutti gli appassionati di scacchi, ovvero il tema degli stili di gioco. Vi ricordo alla fine del video, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like e di seguirci sul canale. Buona visione! Tutti gli appassionati di scacchi conoscono la differenza fondamentale tra lo stile combinativo e lo stile posizionale, dove si dice che un giocatore ha uno stile combinativo quando predilige posizioni tatticamente complesse, tatticamente molto ricche, in cui c'è maggior spazio per l'abilità di calcolo, ovvero l'abilità combinativa, quindi ad esempio attacchi a rete, sacrifici di materiale e così via. Mentre invece un giocatore posizionale predilige le posizioni strategiche, ovvero posizioni in cui gli elementi chiave della posizione, quindi case forti, case deboli, quali pezzi cambiare, quali pezzi tenere, quale struttura pedonale ottenere oppure no, questa suddivisione combinativo-posizionale è valida a tutt'oggi, nonostante appaia un po' schematica e un po' generale. Nel corso della storia degli scacchi, molti giocatori si sono avvicinati a questo tema, provando a dare quella che era la loro classificazione degli stili. Il primo in assoluto probabilmente fu il secondo campione del mondo, Emanuel Lasker, che propose la seguente suddivisione in cinque stili. Il primo stile era lo stile dell'automa, che poi venne successivamente rinominato lo stile accademico. Il giocatore accademico trova le mosse in partita senza un particolare sforzo o una ricerca particolare, ma è come se le estraesse per magia da un cappello. Questi giocatori fanno affidamento sulla loro memoria, quindi diciamo in una certa posizione si affidano agli schemi presenti nella loro memoria, posizioni simili e così via, per trovare la mossa. Il secondo stile è lo stile che Lasker definiva stile solido, ovvero giocatori che cercavano la solidità prima di tutto e che intraprendevano azioni attive soltanto davanti a un evidente errore dell'avversario. Il terzo stile è lo stile del contropiede, ovvero si tratta di uno stile che veniva applicato da pochissimi giocatori, ovvero ci si metteva volutamente in posizione difficile e tramite tutta una serie di mosse, spesso anche a sorpresa, quindi di forte impatto sull'avversario, si riusciva a mantenere la posizione sul limite della parità. Un esempio di giocatore dallo stile del contropiede è il campione del mondo Tigran Petrosian. In questa posizione che ho tratto alla partita Portisch col bianco e Petrosian col nero, Petrosian ha una posizione apparentemente molto difficile, perché vediamo che il bianco ha guadagnato molto spazio al centro, ha messo un fortissimo cavallo in C6, questo pedone è debole e arretrato su corona semiaperta, le torri sono sì, tra virgolette, piazzate bene, ma in realtà sono piazzate male perché non ci sono colonne aperte. E inoltre si minaccia il pedone E7, si minaccia alfiere per E7 che guadagnerebbe un pedone e la qualità, in quanto questa torre non ha casa e non si può spostare. Quindi in questa posizione difficile che cosa fa Tigran Petrosian? Tigran Petrosian trova una mossa stupenda, ovvero E5. Qual è l'idea di E5? L'idea di E5 è che se il bianco vuole accettare la sfida, deve giocare, come è successo in partita, alfiere 7, che guadagna la qualità, in quanto questa torre, appunto, come abbiamo detto, non ha case. In partita segue F5 e dopo alfiere per F8 e cavallo per F8, dopo questo sacrificio di qualità, che cosa ha ottenuto il nero? Il nero innanzitutto vediamo in praticamente tre mosse contro la posizione che si è cambiata. Il nero ha ottenuto un fortissimo centro, quindi il pedone E5 F5, mantiene la possibilità di spingere il pedone E4 chiudendo questo alfiere, ha la coppia degli alfieri, ha i cavalli che in posizione chiusa sono molto molto forti e inoltre il vantaggio della qualità del bianco in questa posizione non serve praticamente a nulla in quanto non ci sono appunto colonne aperte. Il quarto stile che elencava Lasker era lo stile combinativo, che lui definiva come lo stile di un giocatore che calcolava un innumerevole numero di varianti, quindi appunto un giocatore tattico dalla grande forza di calcolo. E come quinto stile indicava lo stile che lui chiamava classico o secondo le regole, quindi diciamo strategico, ovvero basato sui principi della strategia di Steinitz. Quindi abbiamo lo stesso Steinitz, abbiamo Tarrasch e così via. Questa classificazione venne fatta alla fine dell'Ottocento
E al giorno d'oggi appare un po' anacronistica, in quanto stili come ad esempio lo stile solido e lo stile del contropiede non sono più considerati veri e propri stili di gioco, ma sono considerati metodi di pensiero strategico. Nel corso del XX secolo questo tema è stato, diciamo, passato, è andato in secondo piano e non se ne è parlato fino agli anni Ottanta, dove nel 1986 il grande maestro Crocius, nel suo libro La personalità del conflitto, propose la seguente tassonomia di stili, piuttosto articolata, che andremo a vedere assieme. Il primo stile era lo stile detto pratico. In questa posizione, che ho tratto dalla partita che abbiamo già visto assieme tra Duda col bianco e Carsten col nero, in questa posizione Carsten ha giocato A6, ma i commentatori Kramnik e Zbigler proponevano un approccio pratico alla posizione, ovvero il sacrificio di qualità torre per E3. Perché questo è un approccio pratico? Il computer innanzitutto valuta questa posizione come migliore per il bianco, ma in realtà il nero ha dalla sua tutta una serie di piccoli vantaggi, in quanto riuscirà a mettere un cavallo in E5 che non potrà essere scacciato da un pedone, in quanto il pedone F non può più attaccare la casa E5, in quanto è andato sulla colonna E, e il pedone D è in D5, quindi non può tornare indietro in D4 e scacciare il cavallo. E quindi la debolezza delle case scure unita al forte cavallo in E5 e la possibilità di creare un'iniziativa sul lato di re sarebbero state un buon compenso pratico nel gioco vivo a tavolino per il nero. Il secondo stile che proponeva Crocius era lo stile logico-sistematico, ovvero lo stile di quei giocatori che facevano affidamento alla logica per trovare la mossa migliore nella posizione. Un esempio di giocatore logico sistematico è il grande maestro inglese Jonathan Hawkins. Questa posizione, che ho tratto dal suo libro da amatore a maestro internazionale, Hawkins è il bianco e il nero ha appena giocato donna c6. Allora, qui è molto bello l'analisi che Hawkins fa nel libro, in quanto ci condivide col lettore quello che è stato il suo flusso nel pensiero in partita. Quindi ci mostra tutte le sue riflessioni e tutte le idee che lo hanno portato a scegliere le mosse giocate in partita e poi a vincere alla fine la partita. Qual è l'idea di donna C6? Si vogliono cambiare le donne e naturalmente il bianco non vuole permettere donna per F3, che creerebbe un'impedonatura sulla colonna F. Quindi una prima idea che viene in mente è re G2. Ma dopo donna per F3, re per F3 e C5, il nero si libera del pedone debole arretrato in C7 e si libera anche della debolezza della colonna C. Quindi Hawkins ha scartato questa possibilità. E ha giocato invece donna per C6, torre per C6, con l'idea che la torre in C6 è piazzata male in quanto si trova davanti al pedone e quindi si dovrà spostare per permettere l'avanzata di questo pedone debole e arretrato, e ha giocato alfile G5 con tre idee. La prima idea è liberare la casa C1 per una torre, e quindi contestare la colonna C e premere sulla casa debole C5 e sul pedone debole arretrato in C7. La seconda idea è che dopo cavallo D5 si possono cambiare tutti i pezzi leggeri, cavallo per D5, E per D5, alfile per E7, D per E7, torre a C1, torre per e torre per, e questa è la variante avvenuta in partita. E il passaggio del pedone E6 in D5 rende il pedone D4 al sicuro, in quanto non può essere attaccato alla spinta di lettura E5. E inoltre il bianco ha un solido controllo della casa C5, controllata dal pedone D4 e dalla torre C1. Quindi il bianco qui ha un leggero vantaggio posizionale dato dalla debolezza del pedone C7 e dalla debolezza della casa C5. E alla lunga il bianco è riuscito a creare una seconda debolezza nella posizione nera sul lato di re, avanzando i pedoni del lato di re, e a vincere la partita. E una seconda idea invece è che, ad esempio, dopo arrocco corto, torre a C1, H6, alfile per, alfile per, E3, vediamo un esempio, torre D8, F4. Quindi si impedisce la spinta E5 e alla prossima mossa il bianco giocherà cavallo E4, cambiando un paio di torri sulla colonna C, ottenendo una forte pressione sul pedone C7 e un grande controllo delle case scure. Il terzo stile di gioco che il grande maestro Crocius indica nel suo libro è lo stile che lui chiama teoretico,
ovvero lo stile di quei giocatori che trovano le loro mosse basandosi sui principi strategici e tattici. In questa posizione, che ho tratto una partita tra il bianco e il grande maestro Tiviakov, e il nero è l'ex campione del mondo Vishyanand. Ed è molto bello come il bianco, da questa posizione, riesca a ottenere un vantaggio enorme, semplicemente basandosi sui principi di sfruttamento degli avamposti. Ricordiamo cos'è un avamposto? Un avamposto è una casa avanzata in territorio nemico, situata in questo caso davanti a un pedone che non può essere controllata da altri pedoni. Vediamo che il pedone C è stato cambiato per il pedone D e il pedone è arrivato in E5, quindi la casa D5 non può essere attaccata da un pedone. Come Tiviakov sfrutta tutto questo? Con la bellissima cavallo D2. Qual è l'idea di cavallo D2? Che dopo arrocco corto, cavallo F1, questo cavallo arriverà in E3 e il bianco si prepara a mettere un cavallo in D5. Quindi dopo alfile B7, cavallo E3, torre E8 e cavallo CD5. Perché si gioca prima questo cavallo N3? Perché un'idea chiave dello sfruttamento degli avamposti è quella di mettere un pezzo nell'avamposto soltanto quando si ha la possibilità di ricatturare con un pezzo e non con un pedone. Perché se ad esempio, dopo cavallo per, pedone per, vediamo che questi due pezzi adesso sono piazzati male, in quanto questa batteria è inutile in quanto non attacca più niente perché c'è un pedone, questo cavallo non potrà più andare in D5. E la debolezza del pedone D6 è sì, il pedone D6 è sempre un pedone debole e arretrato, ma non è più su colonna semiaperta, quindi è meno debole di prima. Quindi interessa del bianco ricatturare sempre con un pezzo. Quindi cavallo per D5, partita è seguita alfile per D5, donna per D5, donna 8, donna per 8, torre per 8, torre D5, occupando di nuovo l'avamposto e preparandosi a raddoppiare. E con questo piano che era apparentemente, ovviamente col senno di poi, semplicissimo. Qui Tiviakov ha semplicemente appunto trovato le sue mosse basandosi sulla strategia generale di sfruttamento degli avamposti e alla lunga è andato a vincere la partita creando una seconda debolezza nella posizione del nero, in quanto ricordiamo il principio delle due debolezze perché una sola debolezza non basta per vincere una partita, è riuscito a creare una seconda debolezza sul lato di re con le spinte G3 e F4 e vincere la partita. Il quarto stile che Crogius indica nel suo libro è lo stile che lui chiama critico-analitico. Lo stile critico-analitico è lo stile del giocatore che fa affidamento sul calcolo delle varianti in profondità, sulla ricerca delle eccezioni e su una minuziosa analisi concreta della posizione. Il più grande esponente di questo stile è sicuramente il campione del mondo Bobby Fischer. Questa partita che viene chiamata la partita del secolo, con il bianco abbiamo Byrne e col nero abbiamo Bobby Fischer. Byrne ha appena giocato alfile F4 G5 e Fischer dimostra perché questa mossa è un errore, giocando la bella cavallo A4. Questo cavallo sembra completamente in presa, ma in realtà questo cavallo non si può prendere perché seguirebbe cavallo per E4, doppio attacco. La donna non ha case da cui può continuare a difendere questo alfiere, quindi la donna tendenzialmente dovrà andare in B4. E dopo cavallo per G5 si perde l'alfile in G5, quindi il nero ha guadagnato un pedone in quanto non si può cavallo per alfile per D1, il bianco perde l'arrocco, rimane in svantaggio di sviluppo, questo cavallo è fuori gioco, questo cavallo è fuori gioco, la donna è piazzata male, eccetera, eccetera. Vediamo che la posizione del bianco è disastrosa. Mentre invece in partita, dopo cavallo 4, seguì donna A3, cavallo per C3, B per C3, cavallo per E4, concedendo alfile per E7, alfile per E7, donna B6, alfile C4, cavallo per C3, alfile C5, scacco, F1, e qui Fischer si è inventato la bellissima e stupenda alfile E6, che è basata appunto su un calcolo accurato e concreto delle varianti. Qui Fischer sta sacrificando la donna per ottenere un devastante attacco con i pezzi leggeri. La partita è continuata appunto con alfile per B6, scacco, Rg1, cavallo E2 e qui si va a creare un mulinello, in quanto dopo re F1, cavallo per D4, il nero continua a dare scacco in E2 col cavallo riposizionandolo e andando a portare tutti i pezzi leggeri in gioco assieme alle torri. Inoltre dopo la cattura per B6 guadagnerà un ulteriore tempo attaccando il pedone A2.
Il quinto stile di gioco che il grande maestro Grotius indica nel suo libro, invece, è lo stile di gioco che lui chiama artistico o creativo. E ovviamente il più grande esponente di questo stile è sicuramente il campione del mondo, Michael Tal. In questa posizione, che ho tratto alla prima partita del match per il titolo di campione del mondo del 1960 tra Botvinnik e Tal, che ricordiamo, questa era la prima partita che giocavano tra di loro. I due non si erano mai affrontati e Tal, con grande sorpresa di tutto il mondo scacchistico, vinse questa partita e andò a vincere il campionato del mondo. In questa posizione molto complessa, vediamo che il nero ha rinunciato all'arrocco e il bianco deve far fronte alla minaccia di donna per c3 scacco, che andrebbe a guadagnare la torre a 1. Come si difende Tal? Qui Tal trova una mossa bellissima che nessuno si aspettava. Qui tutti si aspettavano naturalmente cavallo e2, che semplicemente difende il pedone c3. Invece Tal se ne uscì con la stupenda re d1. Perde volontariamente l'arrocco, con l'idea che dopo donna per c3 è un errore grave, in quanto si permette torre b1 che porta in attacco un altro pezzo in un guadagno di tempo, e la donna da c3 è comunque piazzata male perché non contribuisce alla difesa. Vediamo che il re nero è ancora al centro ed è molto più esposto del re bianco. Era appunto questa l'idea stupenda di Tal, ovvero che il re bianco in d1 è più al sicuro del re nero in e8 ed è anche più al sicuro del re in e1. Inoltre il bianco non ha interesse ad arroccare corto, in quanto questa torre, come poi se volete andate a vedere la partita, questa torre entrerà in gioco proprio dalla colonna H, in particolare con la manovra torre H3, H4 torre H3. Il sesto stile di gioco che il grande maestro Grotius indica è lo stile di gioco che lui chiama combinativo, che però non intende lo stile combinativo inteso nel senso di tattico, ma combinativo nel senso di combinazione degli stili precedenti. Quindi definisce come giocatore combinativo un giocatore completo ad ampio spettro, quindi che è bravo in tutti gli aspetti del gioco. Questa era la classificazione che il grande maestro Clovis fece nell'86, ma ovviamente dall'86 a oggi è passata molta acqua sotto i ponti, il gioco si è evoluto e sono venuti a creare tutta una serie di altri stili, tra cui il più importante che dobbiamo sicuramente aggiungere è lo stile dinamico. Il più grande esponente dello stile dinamico è sicuramente il campione del mondo, Garry Kasparov. Per mostrarvi che cosa significa stile dinamico, voglio mostrarvi appunto il gambetto di invenzione proprio di Garry Kasparov, ovvero il gambetto Kasparov. Innanzitutto la definizione: un giocatore si dice un giocatore dallo stile dinamico quando va costantemente alla ricerca di posizioni a doppio taglio, posizioni complesse, e inoltre sono giocatori dinamici, sono giocatori che tendono spesso a sacrificare materiale per ottenere altri compensi strategici oppure per lottare per l'iniziativa. Qui voglio mostrarvi, per spiegarvi la definizione di stile dinamico, appunto, il gambetto Kasparov, che avviene dopo le mosse d4, cavallo f6, c4, c5, cavallo f3, c per d4, cavallo per d4 e d5. Qui il cavallo va in b5, si minaccia cavallo d6 scacco, che o forza alfile per d6 o si perde l'arrocco. Qui segue d5, che è a tutti gli effetti un sacrificio di pedone. Perché direte voi? Perché dopo c per d5 non si può cavallo per d5 per donna per d5. E si perde un pezzo, perché se donna per d5 segue cavallo c7 scacco, triplo, e si guadagna la donna. Quindi qui si guadagna un pezzo. Quindi d5 è un sacrificio di pedone. Qual è l'idea? Che ci si difende alla minaccia di cavallo d6 scacco e dopo c per d5 forzata, altrimenti il nero gioca d4, segue alfiere c5 e in cambio di questo pedone sacrificato il nero ha un vantaggio di sviluppo e una posizione appunto estremamente dinamica, in quanto giocherà per l'attacco, giocherà per attaccare il re bianco e giocherà per sfruttare il suo vantaggio di sviluppo. Questo è lo stato attuale della classificazione degli stili scacchistici. Innanzitutto voglio fare, per concludere, una serie di considerazioni. Naturalmente nessun giocatore possiede un certo stile in forma pura, e quindi quando si dice che un certo giocatore appartiene a un certo stile di gioco, si vuole indicare qual è la direzione principale delle sue possibili scelte. Ovvero, ad esempio, un giocatore teoretico in una data posizione in cui sono possibili più alternative sceglierà nella maggior parte dei casi una mossa che rispetta i principi appunto strategici e tattici generali. Mentre invece magari un giocatore dinamico nella stessa posizione farà una mossa più rischiosa, più a doppio taglio, che crea posizioni più complesse,
con più chance per entrambe le parti e così via. Per l'appunto non esiste nessun giocatore puro e ad esempio per questo voglio appunto concludere il video con un paio di aneddoti. Il primo aneddoto è risale agli anni 90 quando un giornalista chiese a Karpov qual era il suo stile di gioco e Karpov rispose che lui non aveva uno stile di gioco, lui giocava semplicemente la mossa che la posizione richiedeva. E questo modo di pensare è da allora fino ad oggi è diventato sempre più comune, infatti i forti giocatori di oggi sono tutti giocatori universali, sono tutti giocatori fortissimi sotto tutti gli aspetti del gioco e appunto come dice il campione del mondo Carlsen, quando gli hanno chiesto lui che preferenze di stile avesse, lui che Carlsen ha risposto io non ho preferenze perché avere preferenze significa avere delle debolezze. E anche per il video di oggi è tutto, ciao a tutti! Just follow